Credo che questo sia un bug. Ma ho le braccia da gorilla e per qualche motivo sto anche sparando. Tutto questo è magia. Io non capisco che problematiche stanno arrivando con le armi dei cyberware. Vedi, mi scompaiono le mani ogni tanto. Guarda! Takemura? Takemura, sei qui? Ehi, ciao! Non capisco. La Razak non ha già abbastanza uomini a disposizione? Si guarda in giro, signore. L'atmosfera in città è bella calda. Stiamo zitti un attimo. Le corporazioni sanno che basta una scintilla per incendiare l'intera Japan Town. Preferiscono che a sedare gli animi siano uomini senza il loro logo sulla divisa. Giustamente. Oh, ecco di qui. Ehi, ciao! Stai sempre più di merda, lo sai. Si vede che sei sfatto. È un piacere vederti, Goro. Goro, è un piacere vederti. Altrettanto per me, V. Dove vai? Ho ottenuto anche io alcune informazioni. Ho sentito. Sai che ci teneva di più a onorare la memoria di Arasaka-sama con la parata? Chi? Il suo assassino. L'ironia mi dà il volta stomaco. Beh, sai che novità. La parata serve a legittimarlo. Yorinobu è un furbetto. Organizza la parata per dimostrare il suo attaccamento alla Arasaka e ai suoi valori. E legittimare la sua posizione. Bello stronzo, È astuto. Non lo si può negare. È stronzo, è diverso. La tradizione giapponese è solo una parte. Yorinobu farà mostra del suo potere. In che modo? I carri saranno sicuramente bellissimi, ma i più attenti ci vedranno anche un messaggio per i suoi nemici. Guardate la nostra potenza. Che eccomi a Gumindomo. Fate attenzione. Gumindomo? Ma per il sottile, Non vedo come possa esserci utile. Mi è venuta un'idea. Sentiamo. Guarda il cielo. Sì. I carri da sci passeranno precisamente da qui. Sì. Se riuscissi a salire sul carro di Hanako-sama, potrei parlare con lei in privato. Come ci sali? Esatto. Beh, saltando, ovviamente. Impossibile, anche per con gli impianti. È una follia saltare da là sopra. Ti aspetti davvero troppo, Goro. Non riusciresti a farlo nemmeno se avessi ancora i tuoi begli impianti. Ho pensato a una soluzione. Callarci con una fune? Mentre tu pensavi ai tuoi loschi affari, io ho scoperto qualcosa sui cari. Sentiamo. Li tengono tutti insieme in un posto, il parco industriale della Arasaka. È lì che li prepara. Vuoi infiltrarti dentro uno dei carri? Dobbiamo solo infiltrarci nel complesso, trovare il carro giusto e infettare il sistema con un virus. Ti pare semplice, no? Poi tu potrai disattivare i sistemi di sicurezza prima che io mi infiltri dentro. Sembra fattibile. Ci sono molti modi per farlo. Servirà... So cosa serve. Me ne sono già occupato. Ottimo. Ho uno Shard infetto. Non è costato poco, ma quello che me l'ha venduto mi ha garantito che funziona. Perché ho la sensazione che tu ti sia fatto fregare? Dove l'hai preso? Dove hai preso lo Shard? Al di là del canale. Kabuki? Allora forse è un programma quasi decente. E se non lo è, ho qualche asso nella mano. Vado a sparare alla gente che te l'ha venduto. Va bene, vediamolo. Dobbiamo continuare. Quindi questo virus è buono o no, V? Prendere il controllo del carro è un primo passo, ma... L'avevo capito. Mi preoccupa la sicurezza, e in particolare i tiratori. Sarò un facile bersaglio. Questo è vero. Ma forse ho la risposta. Okada-san ha parlato di telecamere in città. Dobbiamo sfruttarle se noi? Se otteniamo l'accesso, vedremo esattamente dove sono i tiratori. Potrai occuparti di loro in anticipo. Anche questo è un piano. Mi sembra un piano perché devo fare io il lavoro sporco, ti pare? È un buon piano. Non hai niente da obiettare? Sarà piuttosto rischioso. Tanto, sì, beh, peggio di così. Mi sto abituando ormai. Esatto. E ora, che ne diresti di un piccolo test?
Dobbiamo provare lo shard. Lo shard delle telecamere è di fronte a voi. Questa qui? Devi accedervi e infettare la rete. È tutto qui. Va bene. E nel frattempo tu cosa farai? Ti berrai una birra. Non tocco alcol. Bravo Takemura, così si fa. Ti coprirò le spalle. Adesso, dati da fare. Ci penso io. Vediamo. Ah, forza 6, eh. Per fortuna ce l'abbiamo. E se non ce l'avessi avuta, come entravo? Mi sembra strano che in una sala di controllo non ci sia nessuno. Magari è una di quelle stazioni di cui poco si fregano tutti, eh. Va bene, proviamo a vedere se questo software funziona. Ho dei dubbi al riguardo, ma... chi lo sa? Ha funzionato. È incredibile che abbia funzionato. Ehi, che succede? È incredibile che abbia funzionato in realtà. Fatto, è stato semplice. Il sistema è nostro. Fatto, il sistema è nostro. Lo shard funziona. Bene, la parte più facile è fatta. Ora viene quella difficile. Infiltrarci nella zona industriale della Lasaka non sarà una passeggiata. Ma prima di discuterne... Sì? Vuoi mangiare? Serio? No, ti prego. È andato a mangiare veramente. Sì, non ho mangiato niente da ieri. Vabbè, dai, ci sta, poverino. Dammi il poverino. Menu. Oggi vi consiglio sicuramente gli yakitori. Buoni gli yakitori. Cosa che non sia cibo locale. Va bene. Ci vediamo domani. Quel tizio sembra sospetto. Ehi, Johnny! Non avrei mai pensato di dirlo, ma questo stronzo della Rasaka può essere utile. È un cane ben addestrato, basta dargli degli ordini. Poi, appena non ci serve più, lo facciamo fuori. Ma dai! Può ancora essere pericoloso. Mangiamo prima. Buoni gli yakitori. Vorrei proprio mangiarli in Giappone un giorno. Non mi dispiacerebbe. Mamma, le vuoi stiere? Le palle! Del pollo, madonna, appestate sono. Può essere ancora pericoloso, però. Non è al top della forma, certo. Ma anche senza impianti potrebbe eliminarci in un attimo. Cosa te lo fa pensare? È addestrato. L'hai visto in azione? Sì. No, ma lo so. Ma come cammina, dal suo sguardo. Questo è cattivo, ne parliamo più tardi. Vabbè, posso continuare a mangiare, magari? Ma che roba è? Yakitori. Fanno schifo! Ok, ho tracciato un piano. Sentiamo! 1. Ci infiltriamo nel parco industriale della Arasaka. 1.5. Hackeriamo il carro di Anabus. 2. Durante la parata, con il mio aiuto, tu elimini tutti i cecchini. Certo, cioè, tutto 3, semplice. Io salgo sul carro. 4. Convinco Hanako-sama della verità. Oda ci fa fuori. Dimentichi il 5. Oda ci fa fuori e piscia sui nostri cadaveri. In aggiunta. Più di un metro di distanza da Hanako. Oda non oserà mai alzare un dito contro di me. Ne sei sicuro? Quello è un altro discorso. Quello altro discorso. Va bene. Ah, mangiamo. Mi dispiace, scusami, ma ho fame. Ne ho mangiati 2 assieme. Comunque, ho fatto anche cose più stupide, quindi vuoi proprio farci ammazzare? Beh, sembra una missione suicida, ma ho fatto anche cose più stupide. Esatto. Cose più stupide che derubare Arasaka? No, più di quella ancora no. Vi so standard piuttosto alti. Ora devo andare. Bisogna fare una ricognizione. Tu non conosci la città, vengo con te, ok? Pensaci tu. Vengo con te. Lascia. Vengo con te. Sei uno straniero in terra straniera. È vero. Servono le tue mani, abilità e mentalità dall'alto. La tua mente superiore. Ecco. Questo lo faremo insieme. Bravo. Ma quindi lo paghiamo, l'amico? Cuoco, alza il volume. Alza! Ho preso la decisione di raddoppiare il numero delle nostre forze di sicurezza attive a Night City. La presidente Myers ha eliminato l'ultimo ostacolo tra sé e il padre. E loro gliel'hanno concesso. Allora ditemi,
Come definire l'omicidio di mio padre? Non è stata forse una provocazione? Non è stata... Arasaka. Un impero costruito per durare. Sulle cazzate prima però. Prima che Yorinobu gli desse fuoco dall'interno, è iniziato tutto con lui. Le fazioni, le lotte di potere, tutta questa... Kusu. Colpati la morte del vecchio certo non aveva aiutato. La morte del vecchio avrà gettato benzina sul fuoco tra le fazioni. È proprio quello che è successo. Assolutamente. Non essendoci più il capo assoluto. I Kiji vogliono stabilità. Il vecchio ordine appoggiano Hanako-sama. I Hato, i più liberali, supportano Michiko-sama, la nipote di Saburo. La conosco. Ok. E poi ci sono i Taka. Cani. Abbiamo tre fazioni. Figlia, figlio e nipote. Per non parlare delle fazioni più piccole che... E quelle non ce ne fregano. Mangiamo ancora, tanto ci manca solo una pallina. Gnocchete. Oh, buono. Tu non sei abituato a questa merda, io sì. Perché Saburo non l'ha impedito? Perché Saburo non l'ha impedito? Non riesco a capire. Poteva accorciare il guinzaglio a suo figlio. Arasaka-sama era un uomo forte e disciplinato. L'uomo più forte che abbia mai conosciuto. Lo immagino. Eppure, nel momento più importante... si è mostrato devo. Signora, in accappatoio? Per sua figlia. Quando Yorinobu ha messo insieme la sua banda e dichiarato guerra alla sua stessa famiglia, Arasaka-sama poteva... Ovviamente, come avrebbe fatto qualunque padre. Ma non l'ha fatto, perché non voleva far soffrire sua figlia. 150 anni quando e non sentirli, è tornato, con la coda tra le gambe. È stata lei a convincere suo padre a dare... E allora ha sbagliato lei in questo caso, dai, che cazzo. Capisci? Hanako-sama ha salvato Yorinobu dalle conseguenze delle sue azioni. E Yorinobu, bell'aiuto che ha fatto. Potrebbe cambiare idea ora e incolpi anche Hanako per quello che è successo. Forse le cose stanno per cambiare. Se convinciamo Hanako della nostra versione dei fatti, la sua coscienza potrebbe entrare in gioco. Sempre che ne abbia una. Prima probabilmente sì. Vieni con me. Certo. Certo, perché no? Andiamo molto bene. Qui. Spero che abbiate gradito. Tornate presto. Segatura e plastica. Andiamo, dai. Probabilmente quegli yakitori non erano poi così buoni. Gli yakitori esistono veramente di tanti tipi di carne diversa che veramente... Siamo al porto. Vieni. Interessante. Ehi, dimmi. Ho trovato un buon punto d'osservazione. Dobbiamo arrampicarci qui. Sì, non mi dire l'ovvio, per favore. Esegui e basta, io ti seguo. Io mi armo buona per ovvia sicurezza, non si sa mai. Non si sa mai cosa possa succedere. E spero che non ti dispiaccia se io ho la spada di Yorinobu. No, non di Yorinobu, di Arasaka-sama. Simboli dei Maelstrom. Questo non promette nulla di buono. Questo luogo non sembra molto sicuro, sappilo. Ok, siamo in alto. Peccato, questo sarebbe un bel panorama sulla città se... Se non ci fosse se... la nebbia? Se ci fosse qualcosa da ammirare. Odio così tanto esatto. Night City. Forse ho solo nostalgia di casa. Beh, ti capisco. Ora, tu cerca delle vulnerabilità, dei punti deboli, mentre io penso a un diversivo. Sì, signore. Arasaka non deve sapere cosa abbiamo in mente. Un piccolo sabotaggio è quello che ci serve per sviare la loro attenzione. Un piccolo diversivo. Capisco. Da sinistra c'è la visuale migliore. Io mi metto qui. Questo vecchio mirino dovrebbe essere utile. Quale mirino? Vogliamo iniziare? Ma dai! Non hai neanche un cannocchiale, devi usare un mirino. Ma ti prego. Appoggiati, facciamolo. Facciamolo. Una passerella, ma è sorvegliata. Ovviamente. La useremo per entrare se non troviamo un altro modo.
Sarebbe meglio trovarlo un altro modo. Il trasformatore vicino al muro, lo vedi? Takemura? Possiamo usarlo per salire. Sì, possiamo saltarci sopra. Allora, il cancello è sorvegliato. Rette mimetizzate. Come ultima risorsa, non vorrei morire lì. Certo. Poi ci sono le comunicazioni. Vedo il sistema di comunicazione. Un sacco di guardie. Potrei usare le comunicazioni come diversivo. Non sta andando male. Beh, sì, potrebbe essere un'idea. Sviarli con delle comunicazioni finte. Stiamo attenti al Mac. Quale Mac? Allora, il centro della sicurezza deve essere quell'edificio. Antenna. La sicurezza potrebbe essere in quell'edificio. Vuoi farci qualcosa? Sabotaggio. Sì, può essere un'idea, certo. Quello cos'è? Un tubo? Condotti, li vedi? Possiamo usarli per entrare. Sì, possiamo saltarci sopra, esatto. Quello è un tunnel di servizio. Quello sembra un tunnel di servizio. Forse porta ai depositi. Ok, rimane solo quel cancello. Porta blindata, ben chiusa. Sai che novità? Lì, piccolo piccolo, ma c'è un sistema di sicurezza. Se riesco, eccolo qua. Continuano ad arrivare camion. Ne vuoi rubare uno? Potrebbe essere un'idea. Beh, non mi sembra ci sia nient'altro. Aspetta. No, non posso osservarlo questo. Forse. No, sembra proprio di no. Ho visto tutto. Abbiamo quello che cercavamo. Un modo per entrare? Allora, vogliamo procedere. Oh. È quello che hai detto prima di entrare nel compichiprasa. Voglio avere la certezza di non avere trascurato nulla. Questo è giusto. Voglio aspettare e osservare. Se non succede niente di insolito, allora sì, vogliamo procedere. Ha senso. Accomodiamoci. Va bene, attendiamo e vediamo se succede qualcosa. Sto relic. Cosa? Niente movimenti bruschi. Ah, è un gattino. Ma perché ci sono solo gatti pelati in questo posto? Pensavo non ce ne fossero in città. È un bel felino. Pensavo non ce ne fossero. Ne abbiamo visti già quattro con questo. È il primo animale che vedo a Night City. A parte gli scarafaggi, ovviamente. Sono spariti prima gli uccelli, poi i cani. I gatti hanno resistito più a lungo. Beh, sì. Magari è un bakeneko. No, è solo un gatto. Rilassa, bakeneko è tipo un gatto demone. Forse. Forse no. Tranquillo, io ne ho adottato uno. Mia nonna conosceva molte storie su kitsune. Demoni volpe, demoni corvo e demoni gatto. Hai nostalgia di casa? Ti manca casa? Una domanda sciocca. No, oh, poverino. Nei bassi fondi di Chiba 11. Una volta, quando cercavo disperatamente di andarmene da lì. Volevi assolutamente andartene. Brutti ricordi spazzati via dal tempo. Rimpiango solo un'infanzia semplice. Un'infanzia che tutti prima o poi odiamo. Ricordo quando ero bambino. La mia infanzia. Vediamo. Nottate trascorse in cerca di una stella. Una qualsiasi. Tutte coperte dalle luci cittadine. Tu dovresti avere una trentina d'anni, quindi il 2040 circa. Di Charter Hill. Ricordo l'odore chimico del canale, dove noi ragazzi lavavamo le nostre magliette. Bello schifo, è la nostra infanzia. I trasporti cooperativi passavano dai bassi fondi. La Lasaka sceglieva alcuni bambini. Ma solo quelli puliti. E tu eri pulito? Vi reclutavano per il servizio? Fammi indovinare, per trasformarli in soldati corporativi. Sì. Esatto. Quando mi hanno scelto, pensavo di avere vinto la lotteria. E invece? Nell'esercito ho ottenuto tutto quello che mi mancava. Disciplina, pasti regolari e... Una volta dimostrato il mio valore,
una educazione. L'educazione non dovrebbe venire prima. Comunque, non dovevi fare altro che uccidere i nemici della Rasaka o qualunque cosa pur di mangiare. E in cambio non dovevi fare altro che uccidere i nemici della Rasaka. Sento che mi stai giudicando, eppure non ne hai alcun... In realtà non ti volevo giudicare. Contrariamente a te e al tuo amico Wells, non ero arrogante. Non ho preso la via più facile. Più facile? Non ti sto giudicando comunque. Non ti stavo giudicando. Non è vero. Tu ti opponi alle corporazioni, ai loro ordini e al loro mondo in modo irrazionale, senza però offrire un'alternativa. Guardati attorno. Ecco, Johnny l'avrebbe fatto. Il tuo mondo corporativo nel suo glorioso splendore. Mi mostro di strada. No, dai! Come se non esistessero altri mondi. Come se non ci fossero altre possibilità. E che mi dice delle milioni di persone che lavorano per la Rasaka in cambio di sicurezza e di stabilità? I reietti dei bassi fondi di Chiba 11 sono lì, sempre in cerca di cibo. Anche quello è stato deciso dalle corporazioni. Quello è vero. Hai ragione. Non possiamo sistemare tutto in una volta. Possiamo sistemarlo pezzo per pezzo. Dimentichi che lavoravo anch'io per la Rasaka. La gente per strada odia le corporazioni e lasciamo perdere. Dimentichi che lavoravo per la Rasaka. Ho visto come operano le corporazioni. E non è tutto rose e fiori. Questo è vero. E sai che ti dico? Non ho nessun padrone. Sono libero. Dovresti provarci. È una bella sensazione. A volte vorrei diventare nomade. Lasciare questo mondo e dimenticare. Io potrei farlo, Panam me l'ha chiesto. I nomadi non sono così, non è mai troppo tardi. Si può sempre cambiare. Come che dite? Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. In ogni caso puoi sempre provarci però, Rimarresti sempre te stesso, ma nomade. Che cosa? Che quel giorno a Compechi abbiamo entrambi perso qualcuno di importante. Questo è vero. E nessuno di noi l'ha accettato. Quindi cerchiamo il conflitto e siamo ansiosi di litigare. Questo è assolutamente vero. A me dispiace che Wells è morto. Non ho idea di come mi sento. Ha finalmente qualcosa che ha senso. Finalmente qualcosa che ha senso. È compito dei vivi espiare i peccati dei morti. Hanako-sama ci aiuterà nella nostra missione. Beh, lo spero. Si assicurerà che moriamo per davvero. Anche quella è una possibilità. Ma Johnny si è stancato di noi. Troverà di sicuro la sua strada. Lo spero per lui. Johnny si è buttato di sotto intanto. E noi anche. Ma se Johnny si buttasse per esempio da qua, cioè non si schianterebbe a terra ovviamente, ma si farebbe ipoteticamente male, si spaccherebbe ipoteticamente le ossa. Credo sia giunto il momento di fare qualcosa, Alziamoci. Cazzo, sta peggiorando. Non hai un brutto aspetto. Faccio sempre più schifo. Beh, sarà un'ottima missione da fare con la pioggia questa. Devo essere sincero. Questa missione mi ispira. Mi ispira letteralmente. Chi è che sta sparando le botte? Che è successo? Perché mi è spawnato questo addosso? Forza, ti tengo l'ascensore aperto, vieni. Mi chiedo se tu hai un'arma iconica, un'arma unica. Chi lo sa? Beh, lo scopriremo probabilmente. Quindi qual è il piano? Ci infiltriamo da dove? Sei pronto? Perché io non vedo proprio l'ora. E sai che ti dico, nonostante comunque io abbia detto che il sistema Warp Dancer sia buono, penso che tornerò a quello normale, a quello che dura 16 secondi. 8 secondi sono buoni, ma non sono tanti. E quel 50% di danno critico extra, sì, ne vale sicuramente la pena della metà del tempo. Però è veramente la metà del tempo. Forza allora, è il momento di iniziare. Dov'è? Di iniziare la nostra missione. Ehi, furgone! Mi faccio vivo io. Il diversi. Furgone! Fermati! Lo prendo io il furgone! Ehi, fermo! Fermo! Aia, mi ha investito! Help! Non sparare! Meno male che non ci hanno visto. Takemura dov'è? Boh.
Salve, sono il vostro autista, non quello che è appena stato buttato fuori. Bene, cerca di entrare nel deposito. Io attirerò la loro attenzione. Bravo, cerca di non morire però, eh. Sono qui per questo. Bene, sono arrivato al tetto. Sarò nel sistema di comunicazioni, a breve. Mi puoi aprire per favore? Ma dai! Vabbè, lì magari è stata colpa mia. Sono sotto attacco! Ma come? Ma perché? Vabbè. Madonna mia! Che è successo? Vabbè. Io non credo che questo fosse parte dell'accordo della missione, eh? Ormai è andata così, direi. Di prendere la missione per quella che è. Avevi ragione. Ho un accesso ai sistemi di sicurezza. Non è possibile! Ecco fatto. Madonna. Dobbiamo sistemare tutta questa faccenda ora. Io non so perché sia iniziato il combattimento, ma oh. A questo punto lo accetto così com'è andata. Ma stai buono. Sparate! Ma sparati in faccia. Robot. Sei morto! No, sei tu che sei morto. Madonna, sono davvero un samurai più samurai di voi samurai. Oh, altro che suicidio. Qua. Inchiodiamolo. Stiamo andando veramente oltre. Beh, devo dire che è stato soddisfacente tutto ciò. Il bello è che purtroppo non ho sentito tutto quello che mi ha detto. Ma tu da dove sei uscito? Che mi ha detto Takemura. Però a una certa ha detto che tu sei veramente folle. E qua non possiamo disattivare nulla, purtroppo. E credo che in fondo abbia ragione. C'è ancora qualcuno vivo a quanto pare. Non più. Ah, ma ce n'è ancora di gente in realtà, eh. Sono sotto attacco. Ah no, sono le telecamere, giustamente. Hai ragione. Forse è il caso di disattivarle. Devo solo riuscire a trovare il computer giusto. Quale di questi è il computer giusto? Ah, forse ce n'è uno di sotto, aspetta. Vediamo. Magari riesco a intrufolarmi da qua, in basso. Ma non è vero, è larghissimo. Se arrivi al magazzino avrai tutta l'aria che serve. Aprite il fuoco! È larghissimo questo posto. Cos'è qui? Uno shard talento, ottimo. Non so se prende qualche potenziamento riferito alle armi tecnologiche o quelle smart, o qualcosa sul fisico come aumentare il danno del corpo a corpo. Perché immagino che intenda anche le lame a questo punto. O anche ad esempio il trasporto, ma quello un po' meno. Facciamo la carica delle armi tecnologiche allora. Perché poi il prossimo è il 100%, magari fa molto più danno, chi lo sa. Scopriamolo subito. Abbiamo un'arma tecnologica, giustamente, proviamola. Penso che il gioco volesse che io lo facessi molto più... molto più smart questa cosa. Madonna mia. Capito. A te come vanno le cose? Bene. Raggiungo la sala controllo e credo. Non riesco a passare. Mi riesci ad aprire? Sono pronto. Vabbè, a sto punto facciamo così. Ecco fatto. Ma stai buono. Faccio saltare in aria tutti qua. A terra, prendete la sua posizione.
Dove scappi, maledetto cecchino? Ecco, ulla, ulla, cos'è? Ah, cercano di hackerarmi, giustamente. Aspetta, aspetta, aspetta che salgo. Maledizione! Forse è meglio la... la spada a questo punto, eh. Sono saltate le gambe. Stanno attaccando. Cristo. Come l'hai mancato, V, Cristo santo. Dio mio. Stai solo peggiorando le cose. Lo so che sto peggiorando le cose, credimi. Ecco fatto. Ma io vedo che spawnano nemici in realtà ogni tanto, eh. Prendete quella posizione. Ma mi è appena apparso addosso. Ti ho visto, non c'eri. Ti ho appena visto. Vabbè, bravo, non girarti neanche, eh. Fai bene. Ma beh, in realtà stavo pensando, ma non ci scopriranno dalle registrazioni delle telecamere? Penso che in realtà... guarda che belli i carri. Credo che questo sarà il loro ultimo problema. E la realtà, nessuno dirà, non lo so, hanno fatto un massacro dentro il magazzino dei carri. Hanno fatto un massacro, forse dovremmo annullarla la parata, no? Beh, forse sono io che penso troppo, hai ragione. Arrenditi immediatamente! Allora, lì ce n'è uno. Facciamo il giro e andiamoli a prendere. Aspettiamo 3 secondi che mi ricarico. E tempo rallentato! No è più un problema. 8 secondi sono pochi. Beh, io posso farmeli bastare. Ed eccoci qua, siamo arrivati al carro. Mangiamo tutto quanto quello che troviamo, che non si sa mai quanto tempo ci metteremo con un altro combattimento. Okay. Takemura, tutto bene? Possiamo fare quello che vogliamo con il carro. Puoi anche usarlo per andare a Tokyo. Non è una cattiva idea. E io soldi non ne ho più. Ora tocca a me. Vedi, questo sì che è un diversivo. Anche il tetto sta... Vì, il tetto è la tua via d'uscita. Beh, ci sono degli edifici più bassi intorno. In realtà potevo benissimo uscire da qua saltellando, che non cambiava nulla. Nulla. Eccoci qua. Ha funzionato. Ottimo lavoro, V. Ok, e ora? Ora torniamo nell'ombra e ci armiamo di pazienza. Ti contatto prima della parata. Beh, fino ad allora cerca di non cacciarti nei guai. Senti chi parla. Come se avessi già abbastanza. Esatto. Senti chi parla. Beh, non è di sicuro andata come voleva Takemura, ma è andata bene.